agivano nelle aree di servizio delle autostrade, prendendo di mira solo le auto di grossa cilindrata. Durante un colpo si sono appropriati di oggetti per un valore di 21.000 euro. In tutto l'area furtiva rubata raggiunge quasi 60.000 euro. In manette sono finiti 4 malviventi di nazionalità albanese e kosovara, al termine di una lunga e articolata indagine condotta dalla Polstrada di Ovada e da quella di Genova San Pier d'Arena. Si tratta di un sodalizio criminale che abbiamo smantellato, composto da 4 persone, tutte originarie dell'Europa dell'Est, che si dedicavano a furti su autovetture di ignari viaggiatori all'interno delle aree di servizio. In modo particolare seguivano le loro vittime, solitamente proprietari di vetture di alta gamma, attendevano che le persone parcheggiassero all'interno dell'autogrill e che il conducente magari si assentasse per un caffè o per una pausa. Uno dei componenti del sodalizio lo seguiva costituendo il trade union con il resto della banda. Nel momento della chiusura attraverso il dispositivo elettronico del veicolo interferivano con un jammer, e quindi un jammer è un dispositivo particolare che impedisce la chiusura delle portiere del veicolo, e quindi gli altri componenti della banda potevano tranquillamente depredare l'autovettura. L'ignara vittima non si accorgeva di nulla se non molto tempo dopo e molti chilometri dopo, perché in assenza di segni di effrazione, in assenza di qualsiasi elemento potesse costituire un avvertimento, non se ne avvedevano, e con tanto lavoro, con tanta difficoltà siamo riusciti, a partire dalle semplici immagini, a identificare tutti e 4 i componenti della banda e a procedere nei loro confronti.